In occasione del 70° anniversario del discorso di Robert Schuman, la preghiera per l'Europa e il suo cammino futuro, le parole di Papa Francesco, del Presidente della Commissione, Cardinale Ehrlich. Il ruolo dei cristiani nel cammino europeo, vi proporremo la riflessione di Monsignor Crociata, Vicepresidente della Commissione. Riunione a Bruxelles dei ministri della salute dei Paesi membri, richiesto un coordinamento per una reperibilità più facile a prezzi equi dei farmaci. Le raccomandazioni della Commissione europea in settori strategici per affrontare questo difficile periodo di pandemia. Un piano intitolato ad Alcide De Gasperi e proiettato per una ricostruzione e rivitalizzazione del cammino europeo, che avrà come colonne portanti Green Deal e digitalizzazione, la proposta del Presidente del Consiglio europeo Michel. Dibattito al Parlamento europeo tra i temi il bilancio pluriennale della Commissione europea. Un cordiale saluto a voi tutti, gentili amici. Apriamo questa puntata di Chiesa ed Europa parlando del ricordo espresso da Papa Francesco e pronunciato durante i saluti in occasione dell'udienza generale del 13 maggio. Lunedì prossimo sarà il 100° della nascita di San Giovanni Paolo II. Io celebrerò la messa alle 7 davanti all'altare della tomba, sarà trasmessa in Mondovisione per tutti. Ringraziamo Dio di averci dato questo Vescovo a Roma, Santo Vescovo, e chiediamo a Lui che ci aiuti, questa Chiesa di Roma a convertirsi e andare avanti. Andiamo al 10 maggio scorso, in occasione del Regina Coeli, dove Papa Francesco ha parlato di Europa. L'Europa in occasione del 70° anniversario della dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950. Essa ha ispirato il processo di integrazione europea, consentendo la riconciliazione dei popoli del continente dopo la Seconda Guerra Mondiale. È il lungo periodo di stabilità e di pace di cui beneficiamo oggi. Lo spirito della dichiarazione Schuman non manchi di ispirare quanti hanno responsabilità nell'Unione Europea, chiamati ad affrontare in spirito di concordia e di collaborazione le conseguenze sociali ed economiche provocate dalla pandemia. E nella giornata dedicata alla festa dell'Europa, il presidente della Commissione, la Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea, il Cardinal Ehrlich, arcivescovo del Lussemburgo, si è recato nella località di Schengen per un momento di preghiera, nel corso del quale ha recitato la preghiera per l'Europa scritta dal Cardinale Carlo Maria Martini e successivamente ha indirizzato una riflessione e un invito rivolto a chi governa i paesi dell'Unione Europea, le istituzioni europee, un invito comunque rivolto a tutti noi. I'm standing here in Schengen, the small village in Luxembourg, at the border of Germany and France, where the Schengen Treaty has been signed. And in the Day of Europe, I make a call to go back to the ideals of the founding fathers who started the whole European integration process. It is time, now in this pandemic, to work together, to show solidarity, to be there for all the people in need, to open again the borders, and to give a response not only to the sickness which prevails now, but also to the economic consequences, which is based on solidarity. And Europe, if it is true to its ideals, never can forget the poor, the needy, the refugees, and all those who suffer. Let us turn this crisis
into a feast of solidarity. We have to face the crisis as Christians, as believers, as women and men of hope, as women and men who fully live the solidarity based on the gospel. Sull'Unione Europea di oggi, il cammino futuro, ma anche su quello che dovrà e deve essere il ruolo dei cristiani in questo percorso. Su questi temi si è soffermato in un'ampia riflessione Monsignor Crociata, che è il vicepresidente della Comesse. Ve ne proponiamo uno stralcio. In questi difficili frangenti avvertiamo in maniera pungente ciò che ci manca, ovvero un senso di appartenenza, un legame oltre i confini nazionali, la coscienza di una unità attraverso e al di là delle differenze, dei motivi ideali che facciano da leva nel sentimento e nella volontà di essere europei, a cominciare da chi porta la responsabilità, di chi deve guidare il cammino delle nazioni. I cristiani sono stati importanti negli eventi che 70 anni fa diedero il via al processo di unificazione europea. Questa responsabilità si fa ancora più cogente oggi. Le chiese e le comunità dei credenti dovrebbero diventare una sorta di rete umana, culturale e spirituale che collega e unisce tutte le parti di questo organismo che è di popoli prima che di stati. Il Papa ne è ben consapevole e non perde occasione per richiamare a questa esigenza di unità, senza la quale saremo alla lunga tutti destinati a soffrire, a cominciare dai più deboli e indifesi. Non bisogna aver timore delle tendenze nazionaliste e populiste che si manifestano un po' dappertutto. Sono il segno di paura e insicurezza che vanno contrastati, non con un facile e fatuo moralismo, bensì con la proposizione e l'attuazione di idee, proposte, misure efficaci nel dare risposta alle istanze che salgono dal cuore dei popoli. In una lettera inviata ai vescovi di Francia, a padre Thierry Magnin, segretario generale portavoce della conferenza dei vescovi di Francia, ha annunciato la propria intenzione di porre fine al mandato ricevuto un anno fa ed informando che in pieno accordo col Consiglio permanente porterà a termine la sua missione fino all'estate di quest'anno, 2 anni prima della scadenza prevista. Passiamo adesso ad altri argomenti, un tema di carattere economico, l'unico vincolo per gli Stati che utilizzeranno il sostegno alla crisi pandemica del meccanismo europeo di stabilità, il MES, sarà quello di usare i soldi per l'emergenza sanitaria, nessun'altra condizionalità in arrivo. Lo hanno scritto il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis ed il commissario all'economia Gentiloni in una lettera inviata al presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno. Presentate le linee guida per quanto riguarda i settori del turismo e del trasporto nel contesto dell'Unione Europea. I dettagli nel prossimo servizio. Un pacchetto di raccomandazioni con attenzione particolare al turismo e al trasporto è stato presentato dalla Commissione Europea. Il turismo corrisponde complessivamente al 10% del prodotto interno lordo dell'Unione, ma per 11 nazioni il dato è ancora più elevato. La vicepresidente Vestager ha spiegato che il primo principio alla base del documento è la sicurezza, perché, ha detto, stiamo per vivere un momento successivo al lockdown, ma non successivo al Covid-19. Il secondo passo è quello della non discriminazione tra paesi. Il turismo, è stato ribadito in sede di presentazione del documento, è settore considerato vitale, si parla di milioni di posti di lavoro.
Il documento è suddiviso in quattro aree che sono le frontiere, i viaggi, la salute e i voucher. Come ha spiegato la vicepresidente Verstegen, il documento della Commissione mira a coordinare e non a sostituire quello che è stato svolto in sede locale dai singoli governi. La riapertura delle frontiere sarà graduale e tutto dipenderà dall'andamento della situazione nei singoli paesi. Ci potrà anche essere l'opportunità, ha specificato il commissario agli affari interni Johansson, che alcuni paesi possano aprire solo una parte delle frontiere. Detto questo, le raccomandazioni da parte della Commissione sono rivolte agli operatori turistici perché siano messi nelle condizioni e possano offrire servizi in modo tale da ridurre al massimo i rischi di contagio. A questo si aggiunge la consapevolezza che gli operatori del settore abbiano subito un contraccolpo davvero pesante dal punto di vista economico e che molte piccole e medie imprese siano a rischio. Per tale motivo sono stati consentiti aiuti di Stato che molti paesi hanno già attuato. Un ulteriore aspetto riguarda le compagnie di trasporto, come quelle aeree, alle quali gli utenti chiedono i rimborsi, ma in assenza di lavoro viene a mancare la liquidità da parte delle aziende stesse. Ecco perché dalla Commissione viene avanzata la proposta di accettare voucher al posto dei rimborsi. Inoltre, per avere informazioni, elementi essenziali per chi viaggia, sarà avviato un sito internet comunitario nel quale potranno trovarsi informazioni in tempo reale sulle condizioni dei singoli paesi. Le raccomandazioni si spingono anche ad individuare protocolli sanitari che siano da adottare per garantire uno standard comune in tutti i paesi europei. Semplificare le normative dell'Unione per ridurre gli oneri amministrativi per cittadini e imprese. Lo scopo annunciato della piattaforma Fit for Future, secondo le intenzioni, contribuirà a garantire che la legislazione dell'Unione continui a restare pertinente anche per future esigenze, quali quelle connesse alla digitalizzazione. Si è svolta una riunione dei ministri della sanità dei paesi membri dell'Unione Europea. Al termine l'indicazione è stata richiesta che i medicinali debbano essere disponibili in modo tempestivo in tutti gli stati dell'Unione e che lo siano a prezzi accessibili. E la commissaria europea per la sanità Stella Kyriakides ha dire che la pandemia di coronavirus ha mostrato che dobbiamo sviluppare una nuova strategia farmaceutica nell'Unione europea al fine di garantire accessibilità, sicurezza e sostenibilità. Lo ha affermato nel corso della riunione tra i ministri della salute europei riuniti in videoconferenza per discutere da un lato su una nuova strategia farmaceutica, dall'altro sui collegamenti conseguenti con la strategia industriale pubblicata a marzo. La commissaria europea ha evidenziato quelli che sono i due obiettivi di carattere generale che servono per dare certezza di approvvigionamento di farmaci nell'Unione e questi sono universalità e accesso. Nel medesimo contesto è stata compiuta un'analisi della situazione per quanto riguarda l'approvvigionamento interno dei farmaci, che è stato detto deve essere garantito e per poterlo fare è importante effettuare una valutazione che sia precoce della carenza, così come l'aumento della produzione nell'Unione stessa. Tutto ciò perché nel corso della discussione è stato riscontrato un problema legato alla fornitura di medicinali a causa della pandemia. Una condizione che ha messo in difficoltà alcuni sistemi sanitari di Stati membri e a tal proposito sono state evidenziate alcune necessità perché aumenti ulteriormente la cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione europea al fine di avere accessibilità a farmaci a prezzi che siano ragionevoli. La commissaria Kyriakides ha aggiunto come occorra stabilire prezzi per produrre medicinali all'interno dei paesi dell'Unione europea, garantendo nel medesimo tempo che cittadini e strutture ospedaliere possano averne a disposizione in ogni momento, ponendo il paziente, ha detto, al centro dell'attenzione. E questa, ha concluso la commissaria per la salute, è una responsabilità collettiva. Nei confronti della politica migratoria e dei rifugiati dell'Unione Europea è stato diffuso un documento delle chiese cristiane in Germania nel quale si legge che sebbene l'Unione sia stata premiata solo pochi anni fa per il contributo alla promozione della pace e riconciliazione della democrazia e dei diritti umani con il premio Nobel per la pace, oggi invece si circonda di nuovi muri e recinti e stabilisce campi di sosta alle sue frontiere esterne. Le condizioni sono incompatibili con il rispetto della dignità umana, sostiene questa dichiarazione congiunta pubblicata dalle Chiese cattolica,
evangelica e ortodossa della Germania. Nel documento viene anche chiesto di misurare ogni individuo nella sua dignità nell'ambito della politica dei rifugiati e delle migrazioni. Sfide demografiche nell'Unione Europea alla luce delle disuguaglianze economiche e disparità di sviluppo. Il titolo di un parere che il Comitato Economico Sociale Europeo, il CESE, ha approvato e nel quale si sottolinea come gli investimenti orientati alla famiglia debbano essere una priorità in quanto gettano le basi per il futuro. Il presidente della Federazione delle Associazioni Familiari Cattoliche, Vincenzo Bassi, ha espresso il proprio sostegno a questo parere del CESE, suggerendo che gli investimenti nelle politiche familiari non dovrebbero essere integrati nel calcolo del debito pubblico. Passiamo adesso ad un altro argomento. In occasione dell'annuale appuntamento con lo Stato dell'Unione che si è svolto a Firenze, tra i tanti interventi c'è stato quello del Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che in questa occasione ha proposto l'avvio di un piano De Gasperi. Trasformare questa crisi senza precedenti, traendo lezioni di energia trasformativa della quale abbiamo bisogno per costruire un'Europa migliore. Sono le parole pronunciate dal Presidente del Consiglio europeo Charles Michel nel corso del suo intervento durante i lavori dello Stato dell'Unione svoltisi a Firenze. Secondo Michel, il futuro progetto europeo dovrà porre il benessere in termini di qualità piuttosto che di quantità perché, ha detto, la qualità della nostra vita può prosperare solo in una società che sa prendersi cura e dove benessere individuale e collettivo sono fondamentali l'uno per l'altro. Per benessere, Michel intende certamente la salute, ma anche l'ambiente, che definisce minacciato in modo meno evidente, ma ancora più esistenziale della pandemia. Ma ci sono anche il progresso digitale, la dimensione sociale, oltre alla preoccupazione per un contesto globale, intendendo con esso la preoccupazione della dignità, benessere e progresso nel resto del mondo. Citando De Gasperi in un suo discorso del 51, Michel ha inoltre parlato dell'esperienza di quegli europei che unirono le loro forze, inventando qualcosa di unico nella storia dell'umanità, l'Unione Europea. Per concretizzare gli sforzi proiettati verso il futuro, Michel propone non un piano Marshall, bensì un piano De Gasperi, in memoria dello sforzo di ricostruzione di questo padre fondatore dell'Europa. Michel indica inoltre nel Green Deal e nell'agenda digitale le colonne vertebrali di questo piano. Nelle parole del Presidente del Consiglio Europeo anche la consapevolezza che occorrerà superare tutte le differenze guardando al di là degli interessi a breve termine, unitamente ad energie e risorse umane. Secondo Michel, gli europei hanno i mezzi per creare un'Europa e un mondo migliore, hanno la capacità di resilienza, solidarietà, oltre alla capacità di innovazione e rinnovamento, ma è un'Europa che potrà fare questo solo se riuscirà ad emergere dalla crisi attuale più forte, più unita e più solidale. In un messaggio via Twitter, il presidente Michel ha comunicato di aver parlato con Papa Francesco. Al centro dei colloqui, ha fatto sapere lo stesso Michel, l'Europa determinata che guida l'impegno contro Covid-19. Le società che si prendono cura devono agire in uno spirito di cooperazione globale e unire le forze sui vaccini e terapie disponibili per tutti e ovunque, aggiunge Michel, che infine conclude col messaggio dicendo: sosteniamo i nostri partner più colpiti, specialmente in Africa. Occupiamoci adesso della seduta plenaria del Parlamento europeo, diversi gli argomenti trattati durante questa seduta. Inizia con un pensiero e un ringraziamento agli infermieri, uomini e donne che forniscono servizi sanitari essenziali con dedizione, coraggio e umanità in tempi così difficili. Ad esprimere il Presidente del Parlamento Sassoli, che coglie l'occasione per ricordare in avvio di seduta plenaria del Parlamento lo sforzo di solidarietà che dice rappresenta una ricchezza per i nostri paesi e aggiunge: la pandemia Covid-19 ha mostrato la necessità di una politica di salute pubblica più proattiva e una maggiore e migliore cooperazione per costruire sistemi di assistenza sanitaria resilienti e accessibili e soprattutto la necessità di una maggiore solidarietà in Europa. Abbiamo una grande responsabilità davanti a noi, dobbiamo essere all'altezza delle aspettative dei cittadini europei e rilanciare una grande riflessione sul futuro dell'Europa, insieme a risposte immediate ai problemi che affrontiamo. Questa crisi ci sta insegnando tante cose, ma soprattutto che solo insieme possiamo ripartire. Grazie.
Presente in apertura di questa plenaria il Presidente del Consiglio Michel, che ha esposto i risultati della riunione dei capi di governo del 23 di aprile, mentre la Presidente della Commissione europea von der Leyen si è soffermata su quelli che sono gli elementi che caratterizzeranno il Fondo per la ripresa. Non ha fornito cifre, ma ha descritto quello che ne è l'impianto di base. Di fronte a una disparità del mercato unico, ha detto, abbiamo bisogno di una risposta europea. Si pensa così di collegare il fondo di ripresa al prossimo bilancio pluriennale, con un aumento del margine di manovra che fissa l'importo massimo di denaro che la Commissione potrà prendere in prestito sui mercati attraverso la garanzia degli Stati membri. I fondi per la ripresa, specificato la von der Leyen, saranno convogliati agli Stati attraverso i programmi dell'Unione Europea, ma si concentreranno in particolare sulle aree dell'Unione che sono state maggiormente colpite dalla crisi. A ciò si aggiunge l'intenzione di inserire nel bilancio un paniere di nuove risorse proprie dell'Unione. La maggior parte di queste risorse sarà investita in uno strumento creato per finanziare investimenti pubblici e riforme chiave negli Stati in base alle priorità europee. Si aggiungerà un aumento dei fondi destinati alla coesione all'interno del bilancio pluriennale e sarà creato un nuovo fondo strategico di investimento che aiuterà a investire in catene di valore chiave cruciali per l'autonomia dell'Unione Europea, quale ad esempio il comparto farmaceutico. L'Europa, ha detto la von der Leyen, ha bisogno di aziende sane in cui investire e per questo la Commissione proporrà anche lo strumento di solvibilità per aiutare le esigenze di ricapitalizzazione delle aziende sane messe a rischio a causa della crisi. Tutto questo si andrà ad aggiungere agli altri tre pilastri del pacchetto anticrisi approvati dal Consiglio europeo lo scorso 23 aprile, che sono il programma SURE contro la disoccupazione, i finanziamenti della Banca europea per gli investimenti e il ricorso volontario al meccanismo europeo di stabilità per le spese sanitarie dirette o indirette che siano. Per un pieno recupero, ha concluso la von der Leyen, ci vorranno anni e il prezzo da pagare per la ripresa economica dell'Unione sarà un aumento del debito. Il minimo che possiamo fare è investire in un'economia del futuro moderna e pulita che garantisca il sostentamento dei nostri figli. Prima o poi gli scienziati troveranno un vaccino contro il coronavirus, ma, ha aggiunto, contro il cambiamento climatico non c'è un vaccino ed è per questo che l'Europa deve investire in un futuro. Noi ci assumiamo la nostra parte di responsabilità, ha concluso la von der Leyen, cercando di equilibrare gli oneri degli Stati membri e di garantire che questo sforzo enorme sia redditizio per i nostri figli. Sono convinta che un'Europa unita ce la farà. Il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea risponde a una richiesta della Grecia e farà pervenire nel paese container predisposti per offrire riparo e cure mediche a rifugiati e migranti nel paese che sono a rischio di coronavirus. Il materiale arriverà dalla Repubblica Ceca, dalla Danimarca, dalla Francia e dai Paesi Bassi. L'Unione Europea coordinerà e cofinanzierà la fornitura di tale assistenza alla Grecia, come era già avvenuto con un precedente invio di aiuti da parte dell'Austria. Parliamo di ripartenza, parliamo di aperture. Per la Commissione europea le applicazioni di tracciamento possono facilitare la revoca di misure di contenimento contro la pandemia, nonché la riapertura dei confini dentro e fuori l'Unione, ma come specificato dal commissario della giustizia Reinders, occorre un controllo che sia rigido sulla protezione dei dati personali. Vediamo con il prossimo servizio come le istituzioni europee presentano l'utilizzo di queste applicazioni. Wherever you go, your phone goes. And inside your phone is a wealth of personal data. So what if an app tracked your smartphone to slow the spread of COVID-19? More than a dozen such apps are in development across Europe. Apps that might warn you to keep your distance from others, or tell you if you've been in contact with someone who has the virus. Parliament is looking at the potential use of such apps and their compliance with existing EU data protection and privacy rules. The situation is unprecedented in every possible way. It's posing a challenge, even challenging the resilience of the constitutional dispensations of every member state. It is our duty to remind that European law is in place. The European Commission has published guidelines on COVID-19 tracking apps. They'd need to meet certain tests when it comes to personal data. Their use should be voluntary, approved by a national health authority. Data should be encrypted and therefore anonymous, and the use of such an app should end as soon as it's no longer needed. The European Parliament is a long-standing defender of personal data.
It welcomes the Commission's guidelines and will continue to protect the fundamental rights and liberties of Europeans, especially during the coronavirus pandemic. Si chiude qui questa nostra puntata di Chiesa ed Europa. Grazie, gentili amici, per averci seguito e ci vediamo la prossima settimana.